Benvenuti sullo strano canale. Una giovane talentuosa comincia la sua scalata verso il successo cantando canzoni dalla sua cameretta e pubblicando le sue performance su YouTube. Ben presto arriva a esibirsi in veri e propri concerti, ma c'è qualcuno tra la folla che sta pensando di ucciderla. Il 12 marzo 1994, Cristina Victoria Grimmi arriva in questo mondo accolta con amore dai genitori Tina e Albert. Ad attenderla c'è anche un fratello, nato 2 anni prima, Marcus, con il quale instaurerà un rapporto di affetto profondo. Cristina cresce a Melton, nel New Jersey. Purtroppo, la serenità familiare subisce un contraccolpo non da poco quando lei ha 1 anno. E alla madre viene diagnosticato un cancro al seno. Tina riesce a sconfiggerlo una prima volta, ma la malattia si ripresenta nel giro di poco tempo. Di nuovo lei ha la meglio e sopravvive. Le grandi difficoltà avvicinano i membri della famiglia l'uno all'altro, rendendoli consapevoli di quanto prezioso sia il tempo su questa terra. Fin da piccola Cristina si fa notare da tutti per un notevole talento per la musica e il canto. A 10 anni sa già suonare il piano. Genitori e fratello incoraggiano la sua passione, diventando i suoi primi fan, già immaginandola come una futura cantante di successo. Tutto comincia davvero nel luglio del 2009, quando Cristina ha 15 anni. Apre il suo canale YouTube e carica il primo video su consiglio di parenti e amici, convinti che il pubblico accoglierà con gioia ogni sua performance. Lei non si aspetta nulla da questa sua prima apparizione sulla famosa piattaforma, perché dal suo punto di vista sta solo mostrando uno dei tanti momenti in cui si esercita a suonare il piano e a cantare nella sua stanza. Ma si sbaglia di grosso, perché nel giro di poche ore il video registra migliaia di visualizzazioni e la sezione commenti è una cascata di complimenti e di esortazioni a continuare, perché la stoffa c'è e come. È una potente iniezione di fiducia per la giovane ancora alle prime armi, ma che ha in sé il potenziale per diventare una grande star. Il suo terzo video, nel quale canta Party in the USA di Miley Cyrus, diventa virale. In breve tempo, Cristina si trasforma in una piccola celebrità su YouTube. Con la notorietà arrivano anche gli inevitabili haters, e non solo nei commenti. A scuola non ci sono solo gli ammiratori, ma anche chi è invidioso del suo talento, del fatto che i suoi video diventino virali non appena li carica. Sull'invidia si basano le prese in giro tra i banchi di scuola su ogni cosa possa ferirla: l'aspetto, la voce, la personalità. Cristina è ancora giovane e non si rende conto di quanto vale. Pertanto decide di non andare più a scuola, ma di continuare gli studi a casa, passando all'istruzione domiciliare. Questo le permette di concentrarsi maggiormente su quella che ormai considera una carriera. Viene notata da altri YouTubers musicisti più famosi che la invitano a collaborare con loro per registrare altre covers. Il pubblico di Cristina diventa sempre più vasto. Nel 2011 partecipa al concorso My YouTube, dove ottiene il secondo posto, battuta per un soffio dall'astro nascente Selena Gomez. La madre di Selena, Mandy Teef, rimane tanto colpita da Cristina da offrirsi di farle da manager, così come lo è per la propria figlia. Cristina accetta e trascorre l'estate ad allenare la voce con Mandy e a passare il resto del tempo con Selena. Negli anni seguenti si trasferisce con la madre a Los Angeles per prendere lezioni da prestigiosi insegnanti di canto e per farsi conoscere dai grandi produttori. In un paio d'anni si ritrova a cantare nel programma The Voice, a fare la presentatrice del programma Disney Power Up, a pubblicare il suo primo album With Love e a esibirsi dal vivo in varie località per promuoverlo. Il tutto intervallato dai video che continua a caricare su YouTube, da altre collaborazioni e dall'uscita di vari singoli. La sua carriera è in rapida ascesa. Si arriva al 2016, quando accetta di salire sul palco come ospite speciale con la band Before You Exit il 10 giugno al The Plaza Live a Orlando, in Florida. Alle 2 di quel pomeriggio pubblica un video su Facebook per annunciare l'evento e invitare i fan a partecipare.
Il teatro apre alle 6 di sera e Cristina dovrà esibirsi alle 7. Quando appare sul palco, la folla esulta entusiasta. Con lei c'è il fratello Marcus che suona la chitarra. Il pubblico balla, applaude, canta assieme a lei. Ma tra le tante persone ce n'è una che ascolta impassibile, senza nemmeno muovere la testa al ritmo della musica. È un uomo che veste una camicia a quadri, pantaloni e berretto nero. Si chiama Kevin James Loibl e ha 27 anni. Kevin nasce il 10 marzo 1989 dall'unione tra Nora e Paul e cresce a St. Petersburg, in Florida. È un bambino che i coetanei evitano, sia a scuola che nel vicinato, perché lo considerano strano. La verità è che il suo essere introverso e solitario deriva dal fatto che vive in una famiglia disfunzionale, con una madre che lo ha cresciuto a suon di botte, elargite quotidianamente per i più disparati e assurdi motivi. Da adolescente trascorre le sue giornate da solo, chiuso nella sua stanza, incollato al PC. Nel 2010 la madre muore e il padre comincia a frequentare un'altra donna. Tra lei e Kevin si sviluppa un profondo disprezzo reciproco. Mentre Kevin cresce, la polizia viene chiamata più volte in risposta agli atti di violenza del ragazzo verso la matrigna. Anche da adulto, Kevin non cambia atteggiamento, rimanendo fondamentalmente un emarginato che detesta il prossimo, pieno di rabbia repressa e afflitto da una bassa autostima. Comincia il college, ma lo lascia poco dopo. Continua a passare il tempo barricato in camera sua, letteralmente barricato, visto che mette sempre qualche mobile davanti alla porta. Quella non è la sola bizzarria. A un certo punto comincia a coprire le finestre con la pellicola di alluminio e vive in una costante oscurità, rischiarata solo dallo schermo del computer sempre acceso, sul quale scorrono le immagini dei videogiochi. Il padre gli trova un lavoro part-time da Best Buy per forzarlo a uscire almeno qualche ora al giorno. Da commesso viene relegato in uno degli uffici quando risulta chiaro che non è adatto a interagire con il pubblico. Arrivato a 25 anni, Kevin è un giovane solitario senza ambizioni, senza nessuna passione che faccia brillare i suoi occhi e che si trascina in un'esistenza vuota e grigia. Poi arriva il 2015 e uno dei video di Cristina gli appare nella lista di video suggeriti da YouTube. L'infatuazione è tanto istantanea quanto malsana. È forse la prima volta che prova quel tipo di sentimento per una ragazza. È un sentimento a senso unico, ma ad ogni video che guarda si convince sempre di più che riuscirà a conquistarla. Nell'anno che segue si mette a dieta e perde il peso in eccesso, si fa operare gli occhi per non dover più usare gli occhiali e si sottopone a un trapianto di capelli per nascondere l'inizio di una calvizie precoce. Si proclama all'improvviso un devoto cristiano perché l'oggetto dei suoi desideri lo è. I colleghi, notata la sua ossessione, tentano di fargli capire che è improbabile che un'artista ormai famosa con migliaia di fans possa accorgersi di lui e ancor più improbabile che possa diventare la sua ragazza. In risposta a tali osservazioni, Kevin diventa furioso e si chiude ancor più in se stesso. Ad aprile del 2016, uno dei colleghi verso il quale Kevin ha mostrato una certa simpatia parla con il manager del negozio riguardo lo stato mentale dell'uomo che diventa sempre più preoccupante. Quell'ossessione per una ragazza che nemmeno conosce potrebbe sfociare in qualche atto folle? Si chiede il collega. Bisognerebbe chiamare la polizia? Il manager è allarmato quanto lui, ma purtroppo in mano non hanno nulla di concreto per rivolgersi alle autorità. Non c'è alcuna prova che voglia farle del male, perciò si può solo aspettare che gli passi quella cotta insensata. In maggio Kevin compra 2 pistole e 3 scatole di proiettili. 2 giorni dopo acquista online il biglietto per il concerto di Cristina al The Plaza Live. Un giorno prima dello show restituisce a un collega alcune riviste scientifiche che gli aveva prestato. Il collega è lo stesso che si è rivolto al manager del negozio. Kevin lo ringrazia. Gli dice che gli vuole bene, che è molto stanco e che è pronto ad ascendere. Usa proprio quel verbo, ascendere.
A fine turno torna a casa, prepara una borsa con i prodotti per l'igiene personale, le due pistole, le tre scatole di proiettili e un coltello da caccia. Preleva il disco fisso dal computer e lo nasconde. Si presume che lo abbia distrutto, poiché non è mai stato trovato. Passa la notte nella sua stanza all'Hotel Marriott, che si trova nelle vicinanze del The Plaza Live. Il giorno dello show attende in camera che arrivi l'orario dell'esibizione. Si infila le pistole cariche e il coltello all'interno dei pantaloni, nascondendoli con la camicia, e chiama un taxi che lo porta al The Plaza Live. Assiste allo spettacolo così come lo si vede nel filmato girato dal cameraman presente sul palcoscenico. Immobile, lo sguardo fisso sulla ragazza che sta vivendo il suo sogno e sta donando tutta se stessa al pubblico, perché è questo che ama fare. Sono da poco passate le 10 quando le luci si spengono e si passa all'incontro con i fans per gli autografi che si svolge all'esterno della sala, nella vasta entrata del teatro. Cristina è seduta a un tavolo, davanti a lei la lunga fila di persone che vogliono complimentarsi, vederla da vicino, avere la sua firma sui CD, sui poster e il resto del merchandising in vendita. Alle sue spalle c'è il fratello Marcus che, tra le altre cose, funge da assistente e tiene d'occhio la situazione. Si accorge di Kevin in fondo alla fila perché spicca come adulto tra i tanti adolescenti che costituiscono il 90% della fan base. I minuti passano e Kevin avanza nella fila. Quando arriva vicino al tavolo di fronte a Cristina, si limita a fissarla senza dire niente. Poi tira fuori una delle pistole e le spara. Marcus vede la sorella cadere a terra e individua l'assassino. Salta oltre il tavolo per placcarlo, mentre Kevin spara altri 4 colpi, ma senza colpirlo. Tra i due comincia una lotta furiosa che termina con Kevin che riesce a sfuggire alla presa di Marcus e a tirare fuori la seconda pistola. Marcus è sicuro che verrà colpito a morte entro pochi secondi, invece Kevin rivolge l'arma verso se stesso e preme il grilletto. Cristina respira ancora, ma la sua vita è appesa a un filo. Viene trasportata velocemente all'ospedale dove, purtroppo, il suo viaggio su questa terra si conclude tragicamente. Aveva 22 anni. Sono migliaia i fan in lacrime, ma la famiglia è quella che deve sopportare uno tsunami di dolore. Specialmente Marcus, che ha visto morire la sorella che amava, è colui che più di tutti è distrutto dalla sofferenza. Si sente in colpa, dice, per non averla salvata, per non aver impedito che succedesse, per non aver capito che l'uomo in fila aveva orribili intenzioni. I fan si stringono intorno a lui e lo esortano a non biasimare se stesso. Nessuno può leggere nella mente altrui. È stato un fratello meraviglioso per Cristina, tanto protettivo che non ha esitato un attimo a lanciarsi contro il criminale, rischiando di venire ucciso. Deve ricordare solo questo. Nel periodo che segue, dopo i funerali di Cristina, spuntano come funghi le critiche alle misure di sicurezza che, al concerto, erano praticamente inesistenti. Come ha fatto Kevin a entrare tranquillamente con 2 pistole e un coltello da caccia? Si scopre che qualche settimana prima dello spettacolo, molti membri del team che si occupava della sicurezza, incluso il capo stesso del team, sono stati licenziati per tagliare i costi. Dunque, all'entrata, le perquisizioni degli spettatori sono state sommarie, a campione, per così dire, per mancanza di personale. Sarebbe stato facile, perquisendo ogni singola persona, individuare e fermare Kevin. Il sospetto è che non si sia voluto perdere troppo tempo a organizzare una rete di sicurezza come si deve, perché Cristina e la band che accompagnava non erano famosi come altre celebrità osannate a livello mondiale. Per quanto si sia tentati di puntare il dito e trovare altri responsabili oltre a Kevin, alla fine si arriva sempre allo stesso drammatico finale. Una ragazza è morta per mano di un folle. Cosa ha spinto Kevin a voler uccidere la donna che per mesi e mesi aveva idolatrato? Si ipotizza che fosse stato colto da una cieca gelosia dopo aver letto in rete che Cristina aveva cominciato a frequentare un collega musicista, Steven Rizza.
Svanito il sogno di poterla conquistare, Kevin aveva interpretato la cosa come un tradimento imperdonabile. La frase, ahimè, la conosciamo tutti ormai. Se non puoi essere mia, non sarai di nessun altro. Nel 2018 la madre di Cristina ha perso l'ennesima battaglia contro il cancro e ora riposa accanto alla sua adorata figlia. Come concludere questo caso? Forse con una breve riflessione. È consolante che a Cristina sia stato subito riconosciuto l'enorme talento e che abbia potuto gioirne, anche se solo per un po'. È triste, invece, che non abbia potuto far sentire la sua bellissima voce al mondo ancora per tanti, tanti anni. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!